Ed eccoci pronti per la quarta e ultima parte delle biografie dei personaggi di questo nuovo gioco Spider-Man Miles Morales. Ciao a tutti, sono Gabri Costa e ho deciso di spiegarvi gli ultimi personaggi. Però dovete stare attenti e concentrati e seguitemi con attenzione. Io queste biografie, questi dettagli, ve li leggo. Iniziamo con la Roxxon. Anno di fondazione 1932, sede ovunque possano ottenere agevolazioni fiscali. Ricordatevi che nel 1932 era nato mio nonno, il babbo di mia madre. Iniziamo con questa biografia. Un'azienda che promette di dare energia alle persone, almeno secondo il loro slogan. Stando a Simon Krieger, volto pubblico della compagnia, la loro nuova creazione, il Nuform, rappresenterebbe il futuro delle fonti energetiche sicure, pulite e sostenibili. Per dimostrarlo, intendono caricare a Nuform, uno dei loro avveniristici reattori del Roxxon Plaza. Tutto molto bello, ma perché i loro agenti di sicurezza vanno in giro con fucili di grosso calibro e mezzi blindati? Mia mamma è scientifica ed è convinta che badino solo al profitto, ai danni di Harlem. Ho imparato a fidarmi del suo istinto in questioni del genere. La Roxxon mi ritiene responsabile dell'incidente al ponte, l'esplosione del Nuform, la fuga di Tinkerer con l'unica capsula rimasta. Mi daranno la caccia, devo essere prudente. Mamma faceva benissimo a non fidarsi della Roxxon. Il Nuform è nocivo e Krieger ce la sta mettendo tutta per insabbiare la questione agli occhi del pubblico. La Roxxon non vuole semplicemente uccidermi, vuole studiarmi. Dopo che zio Aaron ha portato alla luce le nefandezze della Roxxon, l'azienda è in crisi finanziaria e di consenso. Krieger è in carcere, per la Roxxon non sarà semplice riprendersi. Le loro milizie sono dotate di armi avveniristiche, tra cui esoscheletri in grado di rendere i loro soldati più forti e resistenti. Questa è l'Underground, ma non conosciamo l'anno di fondazione, ma la loro sede è Fisk Tower. L'Underground si è sempre considerata una mafia emergente, ma nel mondo criminale di New York non contava nulla, prima dell'arrivo di Tinkerer. Ora dispongono di un temibile arsenale mutaforma e muovono guerra alla Roxxon senza preoccuparsi delle conseguenze sugli innocenti. Non dormirò sonni tranquilli finché non li avrò fermati. Sono dotati della materia programmabile di Tinkerer, con cui possono stampare velocemente armi in 3D. E concludiamo questo video, questa quarta e ultima parte, con i miei vicini. Ricordatevi che questi vanno sbloccati raccogliendo le cartoline. Queste sono le persone che rendono Harlem migliore. Theo Alvarez. Theo gestisce la bodega del nostro quartiere, fornitore di prodotti a base di cocco e padrone del miglior gatto di Harlem. Theo è un pilastro della comunità. Gloria Davila. Gloria ha vissuto in prima persona l'impatto che il Fist può avere sulla vita di qualcuno. Quando le hanno affidato la gestione del rifugio di Harlem, si è commossa, anche se non lo ammetterà mai. Tutti proviamo a seguire le orme di May Parker, ma Gloria, lei traccia la via. Caleb Ward, barbiere della simpatia inarrestabile, sa sempre tutto di tutti, stimato dagli altri negozianti di Harlem. La sua generosità non conosce limiti, è sempre sul pezzo e Spider-Man lo sa. Camila Vasquez, proprietaria e principale cuoca del Pana Fuerte, il miglior ristorante portoricano del quartiere. Le sue arepa rivaleggiano con quelle di Abuela, ma a lei
preferisco non dirlo. Hayley Cooper, writer e attivista che tratta temi come gli eroi locali, il degrado urbano e i disagi subiti dalla comunità dei non udenti. Le sue illustrazioni sono state pubblicate sul Daily Bugle 2 volte, prima ancora che collaborasse alla parata dei Re Magi di Harlem. È un vero fenomeno. I Re Magi io li so, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Però dovete capire i loro poteri e le abilità. Teo è il simbolo di Harlem, tipo pragmatico, amico dei gatti. Gloria ha una resilienza straordinaria. Caleb, virtuoso delle forbici, amico di tutti. Camila è una cuoca di livello divino e impavida, mentre Hayley è una vera artista, sveglia, coraggiosa e simpatica. Ottimi gusti in fatto di sciarpe. Bene, il mio video finisce qui, ragazzi. Se vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ricordatevi di ringraziare Gabri Osta. Ringraziatemi perché io vi ho descritto tutti i personaggi di questo nuovo gioco Spider-Man Miles Morales. Arrivederci a tutti, ma ricordatevi di iscrivervi al canale. Fateci sapere cosa ne pensate del video nei commenti di sotto, così cerco sempre di rispondere a tutti. Dovete condividerlo questo video perché è importantissimo se siete fan di Spider-Man. Però ricordatevi che con questo nuovo gioco voi dovete giocarci. E non dimenticate di andare nel canale Costanza Films, dove ci sono i video che ha fatto mio fratello Alex Costa. Vi consiglio di guardarli. E poi con questo nuovo gioco voglio onorare il mitico Stan Lee, quello che si può definire il papà della Marvel, che purtroppo il 12 novembre 2018 è andato via, il mitico Stan Lee. Beh, arrivederci, ho parlato abbastanza.